Visto come è stato crocifisso in questi giorni il suo collega senatore Giovanardi per la questione del bacio gay? Ma sul bacio gay io già una volta con voi in trasmissione ho parlato di quello che penso con i gay e quello che penso dei gay. Ma gli fanno schifo, su, gli fanno schifo, diciamo. Nulla, preferisco le donne. C'ha un odio, un bell'odio forte ce l'ha, non ce l'ha, c'ha, odia un po' i gay, me lo dico. Non me ne frega niente, li vedo una volta all'anno quando sfilano per Roma. Vabbè, ogni tanto si vedono anche a Roma. Mi danno fastidio. Le danno fastidio molto, eh? Molto, sì. E se lei dovesse vedere due gay che si baciano, a che pensa? Che mi fanno schifo. Che le fanno schifo e basta, non è, che li farebbe arrestare, non è che ci vorrebbe una legge per arrestarli, no? Perché non ne vale la pena. Come non ne vale la pena? Che non significa? La pena perché... Perché non ne vale la pena, dice lei? Il fascismo li mandava a Carbonia, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli a Carbonia. Ah, Carbonia, no, Carbonia. Li mandava. Che è una delle cose, per esempio, di cui uno si potrebbe pentire, che mandavano i gay a Carbonia. Appunto. O no? Perché a Carbonia stavano benissimo, scavavano. Ma che dice? Ma come scavavano? Ma che dice? Ma c'è Rapico, su. Ma sta scherzando. Ma andatela a prendere con un'ambulanza, subito. C'è Rapico, ma andavano a Carbonia a spalare, cioè erano ma al confino. Ma come ti permette? Erano al confino, cioè, senatore. O no? Senta, io le mie opinioni sui gay, ognuno se ritiene le sue, no? Sì, no, ma perché? Un strano paese dove si salta quando vede la farfallina sull'inguine di quella bellissima figliola. Sì. E poi si preoccupa che chiunque non osi nemmeno attaccare i gay, per carità. No, no, ma è perché bisogna attaccarli, scusi. No, dico, o vale la farfallina sull'inguine, sì, oppure vanno bene i gay. Beh, possono andare bene tutte e due, per esempio. Due. No. Dai, io mi sento un po' femminista, preferisco la farfallina. Lei preferisce la farfallina, su questo non c'era dubbio. Non c'era. Ma io nella democrazia non è che ci ho mai molto creduto. Ah beh, su questo, no, su questo, ecco, non, questo non c'è dubbio. Cioè, lei... E le assicuro che ancora un solo nome tira, quello di Berlusconi. Ah, tira un solo nome? Tira solo. Ha saputo l'altra storia, che... l'altra storia di quel signore che si chiama Vattani, no? Lo conosce il signor Vattani, il console italiano? Quello che ha fatto il saluto romano e ha rivendicato la validità della Repubblica Sociale Italiana. Più o meno nelle canzoni è così. E tra l'altro è stato richiamato da Osaka e dovrà subire un processo. Che ne pensa lei? Assurdo. Questo in nome della libertà, la libertà d'opinione. È assurdo, dice lei. Mi pare di sì. Sa che però sai conosce la Costituzione. Però no? Sai, Parenzo, che io su questo devo dirti la verità. Non... Ma lei sa, c'era dico che esiste una legge, che la legge Mancino, ad esempio, conosce, no? È un deputato, dovrebbe saperlo, esiste una legge. Vabbè, ma mica è stato accusato di aver violato la legge. Mica è stato accusato. Legge Mancino, sì, però Vattani non è stato accusato di aver violato la legge Mancino, È stato accusato, peraltro non da un tribunale, ma dal Ministero degli Esteri, poi ci sarà un processo, di aver tenuto un comportamento poco ortodosso, diciamo, poco rispondente alle funzioni di un diplomatico. Qual è l'ortodosso? Sì, Per cui lei, per esempio, non avrebbe problemi a fare il saluto romano? Lo faccio normalmente. E dove lo fa? Come lo fa? Certo, non lo faccio mica così, lo ritengo una cosa molto seria. L'ultimo molto lo feci durante i funerali di Edda Mussolini, ma . E quando vado a Pretappio, ci vado una volta all'anno, faccio il saluto romano. Fa il saluto romano tranquillamente. Dunque, un console italiano può tranquillamente in un concerto fare il saluto romano. Ma non era il console che in funzione di console, stava lì in funzione privato. Beh, uno è sempre console. Ma è un funzionario dello Stato che ha giurato sulla Repubblica Italiana, Gianapico. Io pure posso giurare sulla Repubblica Italiana, che io ho occupato contro la Repubblica. Ma l'inno del PDL, Ciarapico, le piace questo inno del PDL nuovo? L'ha sentito? L'ha canticchiato? No, non l'ho sentito. Non l'ha sentito? Una fregnaccia, dice lei. No, io sono rimasto dal sole che sorge, libero e giocondo. Ah, beh, sarebbe meglio quello, no? Immaginavo. Perché non mettono quello invece della... Peggio mi sento. No, canto volentieri Fratelli d'Italia. Ah, volentieri Fratelli d'Italia, sì. La canticchia pure, come fa? Fratelli d'Italia. No, mi metto la mano sul cuore quando sento l'inno nazionale.